Firmato a Kiev il patto della discordia fra il presidente ucraino Viktor Yanukovych e i rappresentanti delle opposizioni, il patto prevede elezioni presidenziali non più tardi di dicembre invece che a marzo 2015. Le autorità ucraine ripristineranno entro 48 ore una precedente costituzione che limitava i poteri presidenziali e nomineranno un governo di coalizione entro 10 giorni. L'esecutivo non imporrà uno stato di emergenza e entrambe le parti si asterranno dalle violenze. I manifestanti dell'opposizione dovrebbero consegnare le armi e ritirarsi dai palazzi che hanno occupato. L'accordo, a cui hanno partecipato i ministri degli esteri francese, polacco e tedesco, non è stato però firmato dal rappresentante russo. Il Parlamento ha inoltre votato per permettere il rilascio dell'ex primo ministro Yulia Tymoshenko, condannata a 7 anni per abuso d'ufficio. Il Ministero della Salute ha diffuso un nuovo bilancio. 77 persone sono rimaste uccise tra martedì mattina, inizio delle violenze, e venerdì. Fra i responsabili l'agente accusa il ministro degli interni Zaharchenko. La piazza non sembra apprezzare il patto, dice questo giovane. Il ritorno alla Costituzione pre-2004 non è chiaro. Oggi non c'è un vero leader che possa risolvere la crisi. Ecco perché crediamo che il presidente debba andare via. Zaharchenko dovrebbe andare sotto processo per la morte di civili innocenti. La gente nella piazza sembra ancora abbastanza scettica. Non credere ai propri occhi, soprattutto dopo i morti dei giorni scorsi. Sergio Cantone, Euronews, Kiev.